Nel capitolo 12 del Vangelo di Luca, l'Evangelista presenta la nuova realtà del regno. Se i discepoli si prendono cura dei loro fratelli, permetteranno a Dio come Padre di prendersi cura del loro bene e del loro benessere. Qui ora l'Evangelista ci presenta i versetti finali di questo capitolo. Scrive Luca: "Non temere", quindi Gesù toglie ogni ansia, ogni preoccupazione. Piccolo gregge, è proprio minuscolo il termine piccolo e micro, quindi qualcosa proprio di inconsistente, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. L'Evangelista contrappone la piccolezza, il piccolissimo, microscopico quasi, gregge, la comunità che segue Gesù, con la grandezza del regno di Dio, del progetto di Dio sull'umanità. Poi Gesù, con tre imperativi, passa a mettere quelle sono le caratteristiche che rendono possibile la realtà di questo regno. E il primo è: vendete ciò che possedete. Non è un invito, è un imperativo, quindi a vendere quello che si possiede, datelo in elemosina, quindi con quello che avete ricavato fate del bene a chi ne ha bisogno. E poi ecco il cambio, la nuova realtà del regno. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli. Sappiamo che il termine cieli, nel linguaggio del tempo, significa in Dio. Cosa vuol dire Gesù? Gesù dice che man mano che il credente sperimenta che dare non significa perdere, mette la sua fiducia nel Padre, si libera dalle preoccupazioni materiali e si riempie di una fiducia crescente nell'azione del Signore. Quindi fate un tesoro sicuro nei cieli, cioè in Dio, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, quindi è al di fuori di ogni preoccupazione. E poi ecco l'affermazione chiara di Gesù: perché dov'è il vostro tesoro, cioè dove mettete la vostra fiducia, quello che vi dà sicurezza, là sarà anche il vostro cuore. Il cuore nella cultura ebraica non è come nella nostra occidentale la sede degli affetti. Il cuore significa la mente, la coscienza, quindi dov'è il tuo pensiero, dice Gesù, là sarà anche il vostro pensiero. Quindi se tu pensi ai beni materiali, là sarà diretta tutta la tua vita. Se invece pensi al bene degli altri, questa sarà la tua ricchezza sicura. Poi Gesù, di nuovo con un imperativo. E qui è un'immagine molto importante che, se compresa, cambia il rapporto con Dio e il rapporto conseguentemente con i fratelli. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi. Perché questa indicazione? L'abito comune degli uomini in Palestina era una tunica che arrivava fino alle caviglie. Quando si doveva mettersi in cammino, o soprattutto quando si doveva lavorare, questa tunica era d'impaccio. Allora la si raccoglieva e si annodava questa tunica alla vita. Allora Gesù chiede che la caratteristica, quello che distingue la sua comunità di discepoli, la caratteristica, il distintivo del discepolo, sia questo atteggiamento di servizio. Non un servizio abituale, ma un servizio che diventa il distintivo della persona e della comunità. E poi Gesù chiede anche: e le lampade accese. Perché questo richiamo alle lampade accese? Il riferimento è al libro dell'Esodo, dove in una tenda c'era la presenza del Signore e c'era la prescrizione che una lampada doveva essere sempre accesa. Con questa indicazione preziosa, Gesù dice che l'individuo e la comunità che si manifesta nel servizio è il vero santuario dove Dio manifesta la sua presenza. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone, veramente l'Evangelista scrive Signore. Quando torna dalle nozze, come Yahweh era lo sposo del suo popolo, così Gesù è lo sposo della nuova comunità, in modo che quando arriva e bussa. Gesù non si comporta come un padrone di casa che entra, spalanca la porta, ma lui bussa. È un grande segno di rispetto, di delicatezza verso gli altri, gli aprono subito. E qui Gesù proclama qualcosa di inconcepibile per la cultura dell'epoca. Gesù proclama beati, cioè straordinariamente, pienamente felici, quei servi che il padrone, cioè il Signore, al suo ritorno troverà ancora svegli. Quindi questo atteggiamento di servizio non è qualcosa ogni tanto, è un atteggiamento che continuamente rende distinguibile la comunità. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi.
Quello che Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di avere come distintivo il servizio è il suo distintivo. Gesù nella sua comunità è colui che serve. E qui c'è qualcosa di inaudito. Gesù si presenta come il Signore, il padrone della casa, e anziché mettersi a tavola e farsi servire dei servi, sarà lui, dice Gesù, li farà mettere a tavola, letteralmente sdraiare a tavola, e passerà a servirli. Questa è la novità di Gesù. Gesù, nel Vangelo di Luca, nell'ultima cena, fa proprio questa affermazione: io sto in mezzo a voi come colui che serve. Questa immagine dell'Evangelista è un'allusione all'Eucaristia. L'Eucaristia non è un culto che la comunità rende a Dio, ma è la comunità che è sempre, continuamente, in atteggiamento di servizio, che viene fatta riposare da Gesù per farla ristorare e per farla ricaricare con una nuova carica del suo amore. Gesù stesso passa a servire. Questa è l'immagine che l'Evangelista ci presenta, quindi non una comunità a servizio di Dio, ma Dio che si mette a servizio della comunità. Allora il culto della comunità cristiana non è diretto al Dio, al Padre, ma dal Padre, attraverso Gesù, passa agli uomini, perché continuamente si manifestino attraverso questo atteggiamento di servizio. E Gesù continua con questo atteggiamento della disponibilità che rende riconoscibile la sua comunità, dicendo: cercate di capire questo, se il padrone, se il signore di casa, sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Questa presenza di Gesù nella sua comunità, questo improvviso apparire, non c'ha una scadenza, è all'improvviso. Cosa significa questo improvviso? Ogni volta che ci sono situazioni di bisogno, di necessità degli altri, la comunità deve essere sempre pronta. Ma c'è anche il rovescio della medaglia, dice Gesù: se nella comunità, anziché servire gli uni verso gli altri, se nella comunità non ci si tratta con amore, con rispetto, ma per l'arroganza, per la prepotenza, per il desiderio di potere, si schiavizzano gli altri per i propri comodi, Gesù usa un'espressione tremenda. Dice: il padrone quando verrà, l'espressione è molto forte, lo dividerà in due. Essere divisi in due era la pena per i traditori. Quindi Gesù ammonisce che coloro che nella comunità, anziché servire, mettersi al servizio degli altri, pretendono comandare, pretendono dominare, agiscono con prepotenza, per Gesù sono dei traditori che nulla hanno a che fare con la sua realtà.